Fabbrica della Comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram. E gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Buongiorno a tutti, ben ritrovati e ben trovato a Paolo Borgognone, storico e scrittore. Ciao Paolo, buongiorno. Ciao Beatrice, buongiorno a te e a tutti coloro che ci ascoltano, grazie. Allora, con Paolo noi, come di consueto, affrontiamo questioni di geopolitica e negli ultimi giorni, devo dire, probabilmente anche in Italia ci siamo preoccupati tantissimo per l'attacco dell'Iran nei confronti di Israele, chiaramente una risposta ad un altro attacco, ma insomma nel Medio Oriente continuano a fronteggiarsi in questo modo e quindi attacco, risposta e tutte quante queste situazioni ci preoccupano parecchio. C'è già chi parla di segnali dell'apocalisse, noi non entriamo ovviamente nel merito di queste cose perché insomma credo che la storia vada comunque indagata sempre in un certo modo e soprattutto razionalmente sono più propensa a pensare che non convenga a nessuno all'autodistruzione o alla distruzione di qualcun altro, perché poi inevitabilmente insomma si finisce tutti quanti in un'unica combustione generalizzata che non è sicuramente di buon auspicio. Comunque, in tutto ciò vorrei la tua opinione in proposito. Grazie. Se si ha la sindrome di Masada, l'autocombustione invece è un qualcosa di pensabile, anche concepibile, forse realizzabile. Dico questo perché quando parliamo di determinati attori geopolitici dobbiamo anche fare riferimento alle classi di governo, alle classi dirigenti che in un determinato periodo storico sono al potere. Attualmente in Israele sono al potere quelli che vengono definiti sionisti revisionisti, cioè coloro i quali affondano le loro radici ideologiche nella lezione, nell'ascito di Zev Jabotinsky, che poi ha avuto tutta una sorta di epigoni, l'ultimo dei quali è Benjamin Netanyahu. Ovvero, cosa intendo per sindrome di Masada o in alternativa strategia del muoia Sansone con tutti i filistei? Il sionismo revisionista non è identificabile come un'ideologia come le altre, una cultura politica come le altre, ma è fortemente messianico e l'idea messianica o escatologica del sionismo revisionista è quello di accelerare la ricostruzione per mano umana del Tempio di Gerusalemme, cosa che invece la tradizione ebraica prevede possa essere fatto solo per mano di Dio e che non possa essere accelerata la ricostruzione del Tempio se non per volontà divina, e solo Dio potrà definire i tempi della ricostruzione del Tempio, ovvero della fine del regno degli uomini, dell'avvento del regno di Dio. Per propiziare questa missione escatologica, i sionisti revisionisti sono pronti a tutto, sono pronti perfino a sacrificare se stessi, il loro stesso popolo e tutti gli altri popoli, anche attraverso l'utilizzo di tutte le armi possibili. Questa è una delle componenti principali, il messianesimo è una delle componenti fondamentali del sionismo revisionista. Tant'è vero che i sionisti revisionisti, insieme ai neocon americani, di cui sono stretti alleati e di fatto sono l'uno una filiazione dell'altro per certi aspetti nella modernità, poi il capostipite è stato appunto questo Zev Jabotinsky, possono anche e intendono, secondo me, possono intendere e intendono l'arma nucleare addirittura come un'arma offensiva e non solo come un deterrente. Per cui nella loro visione di
un messianismo esasperato, credo che privilegino una interpretazione, un approccio appunto di tipo irrazionale, scatologico, rispetto a considerazioni di taglio più pragmatico come quelle che possiamo darci noi, nel senso, sai, non conviene a nessuno, non conviene a nessuno. No, non hanno questo tipo di approccio e questo tipo di mentalità. La mentalità pragmatica non conviene a nessuno in Israele esiste, certamente, ma non è appannaggio dei sionisti revisionisti, è appannaggio di altre fazioni politiche. Io mi auguro che queste fazioni politiche più pragmatiche prevalgano nei confronti del sionismo revisionista, che però attualmente in Israele va per la maggiore. Certo, però è anche vero che Israele sembra andare in questo momento contro tutti e non sia d'accordo con nessuno, cioè loro vanno dritti per la loro strada. Ma con Netanyahu e la coalizione nazionalista radicale che sostiene il suo governo, difficilmente ci può essere la prospettiva di un dialogo di pace, perché si tratta appunto di elementi molto ideologizzati in senso millenarista e messianico. Dunque non credo assolutamente che costoro possano essere in qualche modo riportati a miti consigli. Sai, gli stessi americani però gli stanno dietro, perché Biden fa finta di essere contrariato dalle azioni di aggressione di Netanyahu contro Gaza e contro l'Iran, perché poi alla fine il bombardamento del consolato iraniano a Damasco è stata un'aggressione diretta Sì. contro una sede diplomatica iraniana, dunque in territorio iraniano, perché c'è una cessione di sovranità per quanto riguarda le sedi diplomatiche nei Eh sì, paesi terzi. certo. L'aggressione è stata, ha violato la sovranità di due paesi. Ha violato la sovranità siriana, perché ha violato lo spazio aereo siriano. Ma attenzione, ha violato anche la sovranità iraniana, perché era in territorio iraniano. E ha ucciso sette persone, tra cui anche un generale dei Pasdaran. Dunque è stato un attacco diretto, premeditato, mirato. E questo, se fosse accaduto a parti inverse, sarebbe stato oggetto di esecrazione a livello internazionale, mentre invece in questo caso è stato, come al solito, tollerato. E dicevo, Biden da una parte fa finta di indignarsi rispetto alle politiche di guerra di Netanyahu. Tra l'altro, questo attacco è stato voluto da Israele per spostare l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale dal massacro che Israele sta compiendo a Gaza. Però d'altro canto Biden continua a finanziare l'esercito israeliano dotandolo di tutte le armi di cui necessita. Questo perché? Perché anche nell'amministrazione Biden ci sono delle pluralità di vedute interne, ci sono dei pragmatisti che però in questo momento sembrano essere in minoranza rispetto invece a degli elementi che sono in maggioranza nell'amministrazione Biden e che sono dei neocon strettamente legati alla lobby israeliana negli Stati Uniti. Ripeto, strettamente legati alla lobby israeliana negli Stati Uniti. La lobby israeliana negli Stati Uniti è molto pervasiva. Ha scritto un libro molto importante su questi argomenti, la Israel Lobby, John Mersheimer, che era uno dei più importanti. Non so se sia ancora vivente, non vorrei darlo per morto quando è ancora vivo, dopo mi informo meglio, ma comunque è stato o è uno tra i più importanti, influenti politologi americani e non è sicuramente un uomo definibile come antisemita e queste storie qua, l'antisemitismo, con l'analisi della lobby israeliana e l'analisi delle correnti politiche e della loro ideologia interne al paese Israele. Non c'entra assolutamente nulla, anzi, antisemitismo è una categoria utilizzata dal mainstream per condannare e per demonizzare, per mettere in cattiva luce tutti quelli che si oppongono allo sterminio dei palestinesi a Gaza da parte Sì. dell'esercito di Israele. È dunque una categoria che viene svuotata di significato e a cui viene attribuito un significato diametralmente opposto a quello che in effetti esso ha. Nessuno di noi ha dei pregiudizi razziali contro chi che sia,
tantomeno contro gli ebrei, gli arabi, i musulmani o qualunque tipo di persona al mondo, a prescindere dal suo colore della pelle, dalla sua religione, dalla sua confessione, dal suo orientamento politico, sessuale, eccetera. Però mi si permetta di dire che l'amministrazione Netanyahu è profondamente influenzata e composta da elementi di taglio messianico che non si fanno alcuno scrupolo, lo ha detto anche un ministro del governo israeliano appartenente alla forza politica più estremista del governo, che si chiama Potere Ebraico. Ebbene, questo ministro a novembre ha parlato apertamente di possibile utilizzo dell'arma atomica contro Gaza. Non l'ho detto io, l'ha detto un ministro di Netanyahu. Tra l'altro tu prima Paolo citavi il mainstream, no? Come tante volte appunto determinate questioni vengono raccontate in un modo distorto. Tu ti sei occupato per esempio di Iran, l'hai fatto attraverso un libro molto interessante, ripercorrendo 40 anni di storia dal 1979 al 2019, dalla rivoluzione di Khomeini ai giorni nostri. E quello che veniva fuori, insomma, è venuto fuori in questi decenni è che Khomeini fosse una sorta di oscurantista, cosa che invece molti iraniani non possono documentare allo stesso modo e soprattutto non sono d'accordo su questa lettura del personaggio. Cosa ne pensi? L'imam Khomeini è stato il protagonista politico e spirituale dell'ultima grande rivoluzione popolare del XX secolo, una rivoluzione di taglio fortemente antiimperialista, per cui ovviamente non può che essere una rivoluzione, un processo politico detestato in Occidente perché è andato anche a colpire determinati interessi e non pochi in Occidente e interessi occidentali anche in Iran. Ricordiamo che prima di Khomeini lo Shah era la guardia bianca degli Stati Uniti, il suo regime era la guardia bianca degli Stati Uniti nel vicino Oriente. È chiaro, Khomeini ha detronizzato lo Shah e ha imposto e ha attuato nel paese un sistema politico comunque gradito alla stragrande maggioranza della popolazione. La rivoluzione islamica è stata il prodotto di un blocco sociale tra giovani poveri delle periferie, commercianti, borghesia religiosa del bazar di Teheran e di Isfahan, e il clero combattente Khomeini e i suoi collaboratori, Rafsanjani, Montazeri, all'epoca c'era Khamenei stesso e altri, contro la borghesia compradora e la corte dello Shah. Ecco, questo blocco sociale era maggioritario nel paese, anche a livello numerico, sempre che, cioè, ripeto, pensare che la rivoluzione islamica in Iran sia stato un colpo di Stato di una minoranza di fanatici è storicamente fuorviante, errato, frutto di nella migliore delle ipotesi, di ignoranza. Ecco, per cui è quello che è chiaro è che poi, ma poi ci sono tanti retroscena, chiaramente, poi non sto tutti qui a elencarli, chi vuole leggere il mio libro li troverà. E poi consiglierei anche degli altri testi importanti, ad esempio quelli di Thierry Meyssan, Sotto i nostri occhi, ha scritto un libro molto bello su queste tematiche, però la rivoluzione islamica ha colpito gli interessi occidentali in Iran e chiaramente se colpisce gli interessi occidentali non può essere visto dagli occidentali come un momento emancipativo, ma viene raccontata come un momento di de-emancipazione, anche se non è stato così, perché chiaramente gli interessi colpiti in qualche modo trovano delle sponde mediatiche che possa difenderli. Se la rivoluzione islamica in Iran avesse prodotto un regime ancora più filo occidentale di quello dello Shah, sarebbe stata vista come un fenomeno positivo in Occidente e dalla propaganda occidentale. Sì, ma sai perché? Perché insomma, come sempre, tutte quante le questioni sono inzuppate di ideologia e anche qui, no, quando si parla appunto delle donne spesso, no? Quindi le donne, il velo, sono tutte quante ormai modalità per cui si vuole individuare tramite alcune parole chiave, no? Si vuole individuare un certo percorso. E quindi anche in questo senso uno dice, vabbè, ma
Che cosa avrebbero potuto fare le donne? Si sono dovute piegare a questa cosa, anche se non lo avessero voluto, comunque non avrebbero potuto fare di meglio. Parlando di Khomeini, fa riferimento appunto alla folla, no? Nel giorno del suo funerale, però potrebbe anche essere quella una mossa di ideologia inversa, non trovi? Ma quali donne? Perché se parliamo delle donne in generale è come parlare degli italiani, dei napoletani, degli astigiani, dei romani, cioè diamo categorie molto astratte. Quali donne? Allora, sicuramente le donne moderniste, filo-occidentali o occidentalizzate, culturalmente propense ad aderire a quelli che sono anche i codici culturali di integrazione simbolica nella società dello spettacolo di Teheran e di Isfahan, dei quartieri alto borghesi di queste città, hanno una certa insofferenza nei confronti di un dress code islamico che però ormai è ridotto veramente a elementi del tutto parziali. Se tu vai a vedere come si vestono le donne iraniane, soprattutto quelle con una disponibilità economica più elevata, beh, sono più eleganti delle donne europee in media e non hanno niente da invidiare a loro per libertà di costumi. Il velo è rimasto ormai un qualcosa veramente di residuale a livello proprio estetico. Però se pensiamo alle donne tradizionaliste, soprattutto delle città più conservatrici, dei quartieri periferici, delle campagne, della sterminata campagna e provincia iraniana, vediamo che il velo viene, è anche qualcosa di più del velo, il chador stesso viene visto come un distintivo identitario fondamentale di cui non si priverebbero mai. Ma voi pensate che dopo il 2001 le donne afghane si siano abbiano cominciato a truccarsi, a vestirsi all'occidentale, a parte il fatto che non ci sono i soldi per poterlo fare, non è che tutti possono avere centinaia e centinaia di euro, migliaia di euro da spendere, però non hanno rinunciato ai loro distintivi islamici. Allora, nel 1989-90, forse 89, Gillo Pontecorvo tornò in Algeria, lui ha fatto il film La battaglia di Algeri, ok. E aveva descritto la guerra di liberazione, il fronte di liberazione nazionale. L'Algeria era un paese laico, e lo è tuttora. Le donne in Algeria si vestivano come volevano. Anzi, le donne della borghesia francofona di Algeri, ricca, erano indistinguibili dal punto di vista del vestiario dalle donne ricche della Francia metropolitana. Ecco. Nel 1989 Pontecorvo torna ad Algeri e immagina di trovare un paese dove il processo di democratizzazione interna voluta dal Fronte di Liberazione Nazionale, che era il partito di governo, che era un partito totalmente laico, ripeto, totalmente laico e socialista, ecco, avesse prodotto un'ulteriore spinta verso una modernizzazione dei costumi borghesi. In realtà Pontecorvo torna, parla con dei ragazzi e delle ragazze di una scuola. E le ragazze esprimono questa opinione, tanto sono tutte velate, lui già si scandalizza, dice: ma come tutte velate? Ma non eravate un paese laico, perché siete velate? Chi è che vi ha costretto? Ma non ci ha costretto nessuno, siamo noi che abbiamo preso questa scelta perché le nostre famiglie, il nostro modo di pensare è religioso. In più c'era un forte revival religioso in quel periodo. E le ragazze si lamentavano del governo e Pontecorvo, diciamo, probabilmente ci ha fatto un documentario, Il ritorno ad Algeri, una cosa del genere, disponibile mi sembra anche su YouTube. E Pontecorvo dice: ah, beh, vi lamentate il governo perché è repressivo, perché non vi lascia vestire all'occidentale, eccetera, eccetera. No, no, noi ci lamentiamo del governo perché il governo non introduce una separazione tra maschi e femmine nelle scuole, nelle accademie. Cioè noi dobbiamo andare all'università con i maschi, nella stessa classe, non vogliamo. Dicevano le donne, e donne che andavano all'università. Per cui non zoticone che non sanno né leggere né scrivere e che sono abbacinate da oscurantismi inculcati a suon di stupri in famiglia. Ecco,
No, donne che avrebbero fatto carriera universitaria, perlomeno avrebbero conseguito una laurea. E Pontecorvo rimase scioccato, disse: ma allora 50 anni quasi di governo dal 62 in poi, più o meno, vabbè, 30-40 anni di governo laico e socialista, cosa hanno lasciato? Alle elezioni del 1990-91 in Algeria vinse il FIS, il Fronte Islamico di Salvezza, un partito religioso che fu votato in stragrande maggioranza dai giovani e anche dalle giovani e che prevedeva l'introduzione di un dress code islamico nel suo programma. Allora, perché noi dobbiamo cercare di leggere continuamente i paesi, i popoli da una prospettiva che è quella delle elite culturali? Non culturali, no? Dall'elite economiche, la prospettiva delle classi sociali più Sì. agiate, benestanti e moderniste di quei paesi, tralasciando e male interpretando, o meglio, misconoscendo tutto il resto. Cioè, poi il FIS vince le elezioni in Algeria, poi arrivano i militari, annullano le elezioni e il paese rimane laico. E dopo una guerra civile molto sanguinosa, tuttora è un paese laico e le donne in Algeria vanno vestite a prescindere dal dress code islamico. Però in Algeria, e non solo in Algeria, il fattore islamico identitario è stato interpretato e vissuto anche dalle donne come un fatto di emancipazione, come una sorta di distintivo da portare anche orgogliosamente. Che poi vi siano episodi di persone di sesso femminile maltrattate in Iran Beh. o a Roma o a Milano o a Torino, e questo è un altro discorso. Ma ci sono anche dei maltrattamenti attuati nei confronti di persone di sesso maschile, se non sbaglio, no? Non Eh credo che gli già. uomini siano i demoni e le donne gli angeli Ah o no, no, beh, viceversa. assolutamente nessuno lo Io asserisce questa parola. penso che ci siano episodi di maltrattamenti psicologici e fisici che vanno denunciati e condannati ovunque essi avvengano, ma sia che siano nei confronti di persone di sesso maschile, di persone di sesso femminile, nei confronti di omosessuali, questo ci mancherebbe. Però affermare che l'Iran è un popolo di schiavi in mano a un regime minoritario che non intende liberare le istanze di emancipazione, le rivendicazioni moderniste di tutta la popolazione, è un falso storico. Non è così, non è assolutamente così. E poi tutto questo naturalmente si inserisce in un percorso diradamento, diciamo, anche di certe convenzioni sociali, costumi, abitudini che comunque progressivamente ha interessato anche l'Iran. Come detto, ma poi in Iran le donne studiano, sono Sì. ingegneri, sono parlamentari, sono ministri, vicepresidenti della Repubblica, rettori di università, giornaliste, anche con ruoli di Beh, guarda, nessuno comando. nega che questo impatto sia fortemente ideologico, no? Diciamo questo. Allora, è puerile ed è anche stucchevole il fatto che si faccia riferimento alle questioni del dress code islamico per definire i paesi che dobbiamo invadere e quelli che non dobbiamo invadere, perché Già. se non sbaglio, dal 2011 in avanti è stata mossa dal blocco occidentale col concorso di Israele una guerra di aggressione per procura contro la Siria. Ma la Siria è un paese dove vige per legge un dress code islamico? Direi di no, è un paese totalmente laico. Guardate come si vestono le donne siriane laiche. Esattamente come le donne occidentali che vediamo tutti i giorni per strada, in giro, nei locali, nei luoghi della socialità e di lavoro. Però è stata mossa una guerra per procura contro questo paese. È stata fatta per liberare le siriane dal velo? E no, non ce l'avevano il velo, a meno che uno non lo volesse portare. E pensate che gli alleati dell'Occidente in Siria, i fratelli musulmani,
che in quel momento, dal 2011 in avanti, ma anche precedentemente, erano stati molto finanziati, armati dall'Occidente, le loro milizie sono state armate dall'Occidente, nel momento in cui sono riuscite a strappare delle concessioni, anche per via del fatto che erano sostenute e finanziate e foraggiate militarmente dall'esterno, ecco, quando hanno ottenuto delle concessioni dal governo siriano, dov'è che le hanno ottenute? Nell'elemento legato al dress code islamico, ovvero una delle prime richieste degli alleati dell'Occidente in Siria, degli alleati per procura, è stata, ed è stata esaudita questa richiesta, l'introduzione della possibilità per le donne siriane di portare il velo nei luoghi pubblici, mentre prima era vietato. C'è la testimonianza di una donna che faceva l'ingegnere alla Latakia, sulla costa siriana, che dice: da quando è cominciata la guerra spacciata in Occidente per rivoluzione democratica, i miei colleghi maschi hanno preso a guardarmi un po' in cagnesco perché io mi presentavo a lavorare in jeans. E questi, che fino al giorno prima accettavano tutto o fingevano di accettare tutto come assolutamente normale, da quando i fratelli musulmani hanno incrementato la loro quota di potere culturale nel paese, giusto perché finanziati dall'Occidente, che vedeva in loro un grimaldello per sottrarre la Siria all'alleanza antiimperialista con l'Iran nel vicino Oriente. Beh, infatti tra fratelli musulmani e Iran non corre assolutamente buon sangue, questa è una chiosa. Ebbene, da quando i fratelli musulmani hanno incrementato il loro potere contrattuale e culturale nel paese, noi donne cominciamo a essere viste come le donne, diciamo così, che si vestono all'occidentale, hanno cominciato ad essere un po' guardate con sospetto. Ebbene, si può dire dunque che gli occidentali, il blocco occidentale, non fa l'interesse delle donne, fa l'interesse dei grandi capitalisti che lo comandano, lo governano, lo gestiscono e che hanno forti interessi speculativi in quei paesi, perché altrimenti non avrebbero finanziato, foraggiato e armato forze, quelle sì oscurantiste, in Siria, le cui prime rivendicazioni non sono state sicuramente un'ulteriore apertura culturale al mondo cosiddetto libero, ma sono state l'introduzione del velo islamico nei luoghi pubblici, in un paese dove prima nei luoghi pubblici si doveva andare a capo scoperto, maschio o femmine che siano, e senza nessun tipo di obbligo nei riguardi di chiunque. Invece hanno finanziato forze oscurantiste, per Sì. cui questa storia secondo cui fanno le guerre per liberare le donne dal velo è, nel migliore delle ipotesi, una menzogna di comodo utilizzata per galvanizzare l'opinione pubblica occidentale e Sì. facendole credere che noi siamo dei buoni che andiamo a liberare le povere donne sfruttate da dei regimi cattivi e oscurantisti. Ma guarda che poi alla fine il risultato di tutte quante queste situazioni, di questi conflitti è sempre lo stesso, no? Quindi c'è la voglia di sopraffare l'ideologia imperante e poi anche quel velo di qualunquismo che c'è un po' dappertutto, per cui anche certo tipo di discorsi che noi abbiamo più o meno capito, perché comunque un conto è, come dire, sentire il vento che arriva da quelle zone e un conto è starci a vivere, un conto è vivere la loro realtà, e quindi già siamo veramente già lontani anni luce, eppure pretendiamo di sapere. E questi discorsi diventano come sempre discorsi da bar, no? Per cui ne parla chiunque, in televisione se ne parla, in mainstream lo fa, proprio perché è il modo più semplice per poter argomentare delle cose e farle sembrare pop. Sì, ma io se voglio descrivere Napoli, prendendo come unico riferimento per la descrizione dell'intera città il Vomero o Posillipo, non farò una descrizione Vabbè, oggettiva chiaro. di Napoli. Se voglio descrivere Roma, prendendo come unico riferimento della città i Parioli, o se voglio descrivere Milano, prendendo come unico riferimento della città zona Brera, ecco, non farò una descrizione oggettiva di quella che è la realtà
demografica, sociale, socioprofessionale, culturale di queste città. E qui uguale, non possiamo descrivere l'Iran prendendo come oggetto di questa descrizione i quartieri altolocati di Teheran Nord, perché se prendiamo per buona questa descrizione, ci viene corrisposta un'immagine falsata dell'Iran, perché l'Iran non si riduce ai quartieri altoborghesi di Teheran Nord. E questo a prescindere dal giudizio morale sulle persone che abitano lì. L'Iran è tanto altro, un paese di 90 milioni di abitanti, dove c'è una sterminata provincia che non viene presa minimamente in considerazione nelle descrizioni che dell'Iran si fanno in Occidente. Si prende come oggetto della descrizione coloro i quali vengono percepiti, vengono ravvisati come simili nei comportamenti, nei gusti, nelle mode a coloro i quali vivono nella loro area residenziale speculare in Occidente, ovvero i giovani modernisti di Teheran Nord e i giovani ricchi di Brera di Milano. Dicono, guardate, la pensano allo stesso modo, ho capito, ma non fanno molto statistica, sono una minoranza. Cioè, non Certo. puoi pretendere che la storia, la sociologia, l'analisi delle strutture demografiche, socioprofessionali venga ridotta a dei microcosmi e questi microcosmi debbano valere per tutto. Non si può Chiaramente. fare. Ecco, perché prendi un giovane modernista di Terra Nord e un giovane manager di New York o Parigi e li metti a contatto, probabilmente la penseranno allo stesso modo, ma se tu prendi uno della Francia periferica e uno di Teheran Nord, beh, sarà molto più conservatore quello della Francia periferica. Per dire, e allora chi è l'oscurantista tra i due? Paolo, L'occidentale o l'iraniano? Bisogna sì. cercare di fare un'analisi che sia onnicomprensiva e non Esatto. settoriale per ottenere attraverso questa settorialità un risultato politico. Non bisogna politicizzare o ideologizzare, ancor peggio, le strutture sociali e la composizione sociale dei paesi. Eh sì, perché poi, come dicevo, restano soltanto questi discorsi da bar, no? Come si è soliti tante volte apostrofare. Grazie, grazie Paolo Borgognone per essere stato con me come sempre, per la sua lucidissima analisi. Ti aspetto alla prossima volta. Buona giornata. Grazie a te. Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti le novità. Segui le interviste video sul sito, anche su Telegram, e gli speciali in podcast su Spotify. Sostieni Fabbrica della Comunicazione. Insieme possiamo costruire un mondo migliore.